Comunque, sì, stiamo scoprendo cose interessanti, combattimento con dinamiche particolari. La cosa che preoccupa di più, comunque, va detto, è il fatto che ci fosse un diavolo di drago appollaiato là. La cosa non mi fa molto piacere. Valore di Akkon. Ok, roba nuova. Cosa era? Allora. Uno spadone. Ok. Calore. Ah, possiamo ritirarcelo su con questo. Ottimo. E quindi ora siamo molto vicini al tipo. Era di qua che dovevamo andare? Non ne ho idea, però ci sta una cassa dei rifornimenti. Ok. Oh. Abbiamo scoperto l'altare Jade e questo sta risvegliando il drago. Aia, 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 aia. Ok, quelli stanno là. Ok, cerchiamo di buttare via i maghi. Ok. Il vulnere realizziamoci un attimo, perché sennò la vedo molto brutta. Qui ci sta Sera, abbiamo niente dietro? No. Lì ci sta un'altra cassa di rifornimenti, ma ce la dobbiamo tenere se il combattimento diventasse molto molto peggio di quello che abbiamo visto finora. Ok, farò una cosa che non dovrei fare, cioè andare fino alla morte sul picchiatore, che abbiamo visto più volte essere una stupidaggine. Cazzo, Cassandra è morta. Aia. Ma questo mi sta colpendo sempre attraverso. Sono morto. Bene. Questo sì che ci fa piacere. Via, 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 via. Oh! Ragazzi, questa è molto negativa. È molto negativa. Ok. Sai che vi dico? Che ci serve il mana, però mi serve anche la barriera. Perché il cotone di app... Ah. Fermi tutti. Allora, lì ci sta Cirius. Sarà il primo che tiriamo su. Facciamoci questo. È morto solo a scazzo. No! Ma sul serio? Mi lasciate un attimo senza essere visto? Dove stavo? A fianco a Solas? Sono tornato visibile! Siamo morti molto male, signori. Molto male. Riproverei a fare tutto questo combattimento in un modo vagamente diverso. Ok. Stanno venendo loro qua. Già questo è meglio. Ecco, direi di non andare a disturbare i maghi finché stanno ancora... Dai, questi che ci fanno... C'hanno queste armi che hanno qualcosa che va bellamente oltre la guardia. Ed è molto pericoloso. Però diciamo che l'ho presa un po' troppo sotto gamba inizialmente. Come ho detto, non avrei dovuto... Cassandra. Ok. Sì, è il ritual first, ma prima dobbiamo sopravvivere.
E che cacchio questi che hanno sta cosa potentissima. Guarda i maghi che iniziano a bersagliarci. Niente, la tecnica di rimanere fuori dalla portata dei maghi non ha funzionato. Vai giù. Via da qua, via da qua. Allora, quello sta dormendo. Tutti su di lui. Qui ci penso un attimo io a tirar su Cassandra, che si deve assolutamente curare subito e prendersi pure questo. Tutti su uno. Facciamo così, va. Tocca concentrarsi molto qua. Chiaramente questi poi si spareranno barriere uno sull'altro. Fammi togliere da qua. Fammi togliere da qua. Dove sta quello? No, non era lui, però va bene. Basta che siamo concentrati tutti su uno. Non posso rendermi invulnerabile. Cazzo. Metto tutti su uno, ma ho dovuto velocemente cambiare piano. No, questo per il drago ce lo dobbiamo assolutamente tenere. Ok, tutti su di me, per favore, aggrade me. Ok, dove è andato? Non so qual era quello che avevo preso io, ma non si riesco a tirarmi su guardia, ovviamente, questo è il problema. Sì. Ok. Questo è morto. E niente, non glielo posso fare. Ok. E chi è questo? Ah, guard. Ok. Roba tosta. Ai 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 ai, devo farci salire. Sì, lo vedo. Mazza che critine che tiri. Mortasci tua. Ah, tra l'altro io sto congelando. Un'altra cosa. Ok. Devo farla aggrare tutti i miei però. Se no qui le cose non vanno bene. Ok. Solas. Curati, va. Tra l'altro dovresti anche andare vicino a un fuoco. Hakon Reborn. Ah, così la vedi? Ok. Mamma mia, le pozze. Le pozze che se ne vanno. E va bene, va bene. Sono arrivati a... No! Ma che davvero? Allora... No, 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 no! No, negativo. Molto negativo. Dove sta Solas? Sera per qualche motivo sembra ancora viva. Adesso io mi sparo. Non so perché Cassandra. Dai! Oh, io mi sono reso invulnerabile per tirar su Solas. Il motivo era solo questo. Poi mi barriero, sperando che Cirrus resista un minimo. E dove sta quella sera? E Cassandra sta laggiù. Qui t'ho scatenato. A posto. Lo ha fatto risveglio? No. Cazzo.
Allora, pozione. Sì, però qui le cose non vanno affatto bene se tu non picchi a lui. Solas, tu non puoi morire. E qui ha tolto il braciere. No, 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 negativo, negativo, negativo. Cazzo. E che ca... Dove sta? Buono, perché sto a picchiare sempre quello sbagliato. Solas è rimorto. Ok, ma la devo giocare così adesso, ho capito. Ma la devo giocare da solo con Sirius. Molto difficile. Cassandra, la sua abilità per tornare in vita l'ha buttata. Ok, continua a rinascere Cassandra, ci fa molto piacere. Che cacchio, dai. Sì, però Cassa, almeno provaci, cazzo. E vabbè, famo ad un Adamo. E questa l'ho buttata. E niente. Guarda che continua a rinascere Cassandra dalle ceneri. Io sto anche prendendo danni da freddo. Dai, dai, cattivi, cattivi, così. No, 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 no. Insisti, insisti, insisti. Guarda quanta gente abbiamo intorno. Devo insistere, cazzo. Adesso ho ucciso lui e guarda se muoro contro quest'altri, eh. Che cacchio. Aia, aia, aia. Sono arrivati tutti, sono arrivati tutti. Oddio, grande. Regà, tosta proprio, tosta proprio. Senza rifarsi l'equipaggiamento, mi sa che questa è proprio tosta. Niente, il drago deve tornare. Inquisitor. Oh, Ameridan. Inquisitor. How fares Draken? Has he brought the È chant to passato un the po' di whole world tempo. yet? Temo di dovervi dire una cosa. Inquisitor Ameridan, you have slept longer than you perhaps understand. How long? You were the last Inquisitor. There has not been another since you disappeared 800 Sonnellino. years ago. Draken was my oldest friend. He would have sent someone to find me. He never had the chance. The darkspawn that rose in the Enderfells threatened all of Orlais. I see. Tilana escaped the battle. Did she? Do sì, the records ecco. Say what became of her? Gli diciamo che ha vissuto degnamente. Tilana died of old age many years later. She never forgot you. You lied well. But I hunted demons Ho cercato di darti un po' di sollievo, ma niente. I never wanted this job. Hunting demons was so much simpler than politics. Lo so. Inquisitor Ameridan. How could the leader of the Seekers be a mage? Has history forgotten so much? Sì. I was not a seeker myself, as most inquisitors were. I used my magical gifts in the hunting of demons in Maleficarum. Do the Seekers no longer welcome the aid of mages? No, that was forgotten, among many other things. Cassandra is a Seeker, and after the Seekers went rogue, she discovered the truth about them. We learned they developed the Rite of Tranquility. You mean sundering one from the Fade? The Seekers do it briefly when granted an initiate their abilities. It has become a way to control mages deemed dangerous. They are left tranquil, permanent. Brutta storia, eh? Killing a man is ugly work. You learn not to look to it as your first recourse. Sundering them from the Fade is easy.
bloodless. I told them spreading such a solution would lead to abuse. They swore that would never happen. They promised. Hanno promesso, allora un botte di ferro. I'm so sorry. Cassandra li sta rifondando. Voglio sentire questo discorso su Cassandra, sì. Cassandra will rebuild the Seekers into an organization to be proud of again, with the Inquisition's help. Then you both have my thanks. I was a good hunter. I did not want to lead an organization, but Draken told me I was needed. As I suspect you were needed. Ti prende tutto. Mi sta bene. It hasn't been all bad. I am glad to hear it. And sorry to burden you with my unfinished business. In fondo, se non ero io, forse era qualcuno di peggiore. I lacked the strength to kill it. My own magic was able to bind us all, locked in time. But when the cultists drew that spirit into another vessel, it disrupted my bindings. It is breaking free. Ah, continuerò io per voi? No, lo uccideremo insieme. A questo punto lo uccidiamo, perché dovremmo continuare a imprigionarlo? You won't be fighting it alone this time. No. You will. Cosa intendi? The passage of years can be delayed, but not ignored. I will soon join Talana at Andraste's side. No, take capito. This. It holds the last few memories of an old hunter who was neither as wise nor as strong as he thought. Ma credi di più in te stesso, fight dai. Fight well, Inquisitor. I am honored to have met you. Urca. Qualcosa mi dice che non sarà facile questo combattimento. Ok. Noi così stiamo? Non partiamo nel migliore dei modi, signori. Dove stanno tutti? Non... Ah. E gli lanciamo anche questa. Torna alla conca gelida. Ah, vuol dire che il drago non sta qua? Maglia di piastre del cacciatore di draghi. Vabbè. Niente di così interessante. Quindi il drago è scappato. Non dobbiamo combattere subito. Questo un po' mi rincuora, ma... questo vuol dire che dovremo andarlo a... cercare? E non ci sta neanche più il freddo che ci fa danno? Non pare, quantomeno. Però siamo avvelenati o qualcosa che ci ha tolto la testa. Scusate, ridere troppo mi sta facendo male. Pagina strappata. Un altro diario, ok. Diario di Gurd Arofsen. Pagine di un diario scritte molto recente. Il guerriero del basso piano ha intrappolato il nostro dio con uno strano maleficio che i nostri maghi non riescono a capire. Dicono che il tempo si è aggrovigliato, creando nodi dentro altri nodi. Dicono che forse è stata l'antica magia del Tevinter di questo luogo a renderlo possibile. Spiriti e antichi poteri del Tevinter come sangue e vino. Lo spirito di Akkon rimane dentro il drago, questo è sicuro. Leggende dicono che le fauci di Akkon l'hanno domato come una bestia sacra e nutrito come erba demoniaca. E altre piante che i guaritori usano per chiamare gli spiriti. Non possiamo annullare la magia che vincola il drago, ma forse possiamo evocare lo stesso Akkon e vincolarlo in un'altra bestia degna di lui. La bestia sacra di Leone Rosso è morta, con sangue Genlock tra le fauci. Una buona morte, ma comunque una morte. In quanto fauci di Akkon non abbiamo una bestia sacra. Ma quei graceli sciocchi di roccia orsina ne hanno una domesticata e pronta. L'orsa, appunto. Dopo numerose pagine illeggibili. L'Inquisizione maledetta dall'inverno è qui. L'orsa è libera e la magia del Tevinter ha infranto il nostro muro di ghiaccio. Non abbiamo tempo né bestie. Mangerò io stesso le erbe. I maghi dicono che forse non sono abbastanza forte per contenere l'immenso spirito di Akkon. Preferisco morire piuttosto che fallire. Non abbandonerò la mia gente. Porterò la morte nel basso piano. Questa volta le fauci di Akkon vinceranno. Elmo di Revenant, cuore di Revenant, maglio di guerra a Var. Ok, abbiamo capito come mai aveva in sé tutto quel potere e quella capacità di teletrasportarsi praticamente. Vi prego, ridatemi la testa, grazie. C'è niente qua dietro? No.
questa aura, niente, non fa altro che... Ma poi, perché c'è questo potere? Ah, era qualche incantesimo, qualcosa... Ah, tra l'altro abbiamo fatto il livello. Vediamo un po'... qui mi sembra che gli avevo dato tutto a Cassandra, sì... Pure qui gli avevamo dato tutto quello che ci interessava, sì... E allora sì, continuiamo a dargli un po' di roba per renderla più efficiente in mischia. No, però ora vado sulla protezione. Poi... Solas... Lui mi sembra invece che aveva cose da fare, no. Allora, potremmo andare sul gelo, però io sto notando che... ci serve molto più barriera, ci serve molto più difesa in questi posti. Oppure resistenza ai danni dopo la risurrezione. No, sarei per renderlo molto molto difensivo, per cui ridurrei il tempo di ricarica della barriera al momento, perché ci serve molto più di quanto avessi previsto. Sera, dal canto suo, potremmo farla andare qui in basso. No, quello ho detto che in realtà non è che mi interessasse moltissimo. Qui che abbiamo? Potremmo andare su più schivata, oppure su arco, dargli qualcos'altro in più? Ma sì, va. Gli darei il lancio dell'arciere che trapassa. Ok. Tornando su Cirius, torniamo alla conca gelida. E siamo tornati al framerate a cui siamo abituati. Va bene. Sarebbe dovuto succedere prima o poi, ma... Non che sia malissimo, eh. Ah, ma ce l'abbiamo proprio qua, il drago? Mantieni per recuperare il ricordo. Che ricordo? My spirit companion believes we can seal the dragon away, even if we cannot kill it. It is less clear whether I can do so without sealing myself in as well. Infatti ti sei fatto sagillare insieme a lui. But I have little choice. This beast will wreak devastation across Orlais unless we stop it now. No one ever knew. Their heroism was lost to history. He did not do it for recognition. He did it because it was necessary. È il migliore delle motivazioni. Ok, quindi la missione esattamente cosa dice? Torniamo su Conca Gelida. Uccidi il drago. Ah, ci sono vari ricordi. Ah, attiviamoci questa, quindi. L'inquisitore Ameridan ha permesso all'inquisizione moderna di accedere ai suoi ultimi ricordi. Ripercorrendo i passi di Ameridan si potrebbero ottenere preziose informazioni sulla sua vita. Un ricordo all'altare, un ricordo alla caverna del Tevinter, un ricordo sull'isola e un ricordo lungo la riva. Ok, e forse è abbastanza importante completare questi ricordi. Beh, sono sparsi in vari punti. Di cui uno dove non siamo mai stati. Ah, quello è Akon, il drago. Ok, ok. Quindi possiamo fare un po' di preparazione prima di arrivare da Akon. E forse ci converrebbe... sì. Lì è dove stavamo, giusto? Dove stiamo noi? Vediamo un po' di se riusciamo a prendere questi ricordi. E poi penso che prima di affrontare il drago, sì, avrò una piccola seduta di crafting, probabilmente. Anche perché altrimenti ci prenderemo tante botte, temo. Questa era un'altra che non avevamo neanche premuto. No, dovevamo salire... Non vedo una mazza, detta Internossa. Mi ricordo che ci fossero delle scale. Eccolo qua.
Gilligan, Halamother, and to Andraste, make a bride. As you were raised up from mortal men to stand with our creators, our makers, so raise me up now to defend this world. Oh, he's one of those. Elfie are not like that these days. Or anything. It is a rare mind that has room to honor both beliefs equally. Sì, molto difficile immagino sia, ma il fatto anche che la sua amata fosse un'elfa immagino l'abbia aiutato. Poi, ce ne stava uno qui, per cui potremmo andare a questo del fiume. Di là. Questo vuol dire che in qualche modo dovremo salire però. E immagino che passare dentro la caverna non fosse il percorso ideale. Ma col fatto che non me lo ricordo, diciamo che ci provo spudoratamente. O forse è proprio qui sotto, che ne sai. Non sappiamo su che altezza dobbiamo orientarci. No, pare essere sopra. Va bene, ci abbiamo provato. Secondo me il tentativo era duopo. che italiano forbito. Mamma mia, che notte scura. Ho sentito quel rumore e mi sono spaventato assai. Dove sta il ricordo? Sull'isola, lungo la riva. Alla caverna del Tevinter. Era nella caverna. Allora scusate, me lo sono perso proprio io che non ci ho fatto caso. Ora vorrei scendere senza farmi male, ma mi farò male perché sono pigro. Bene. Allora, questa dovrebbe essere la caverna del Tevinter, giusto? Credo. Però non ho visto niente sbrilluccicare in giro. Dicendo... Ah... Eri nascosta. Ferma. Dove vai? Fermate. Vieni qua. Clicca. Sirius. Dai. Dai che lo freghiamo. Oh. I must go to the end of Thethys itself for Draken. I am at least glad to have friends on my side. Delana and Heron have been arguing about Heron using the Lyrium to fight demons. Some things never change. Arina has a new alchemical trick she wants to try, like pitch or tar, but stronger. A recipe straight from Orzammar. Ce l'abbiamo. They argue, fuss, mock each other mercilessly. And I would be lost. Tira sullo speedo del gruppo. The more things change. A dwarf getting on someone's nerves. I can't imagine. Povero Varric. Different in spitting, but still trying. Learn those lessons now, people. Poi, cosa abbiamo? Abbiamo qui giù, verso la mappa del mondo e all'isola. Vedrei di andare prima all'isola perché è la cosa che mi preoccupa di più. No, ci andiamo dopo allora, proprio perché è quello che mi preoccupa di più. No, aspetta, posso andare direttamente all'avamposto? No, non ci posso andare. Viaggia. Quindi di là. Verso dove si esce dalla mappa. Siamo giusti? Siamo giusti. Intanto noi ci stiamo in una zona che ancora non abbiamo esplorato. E penso fosse esattamente quella del dove troveremo Akkon. A questo punto. Ok, realizziamo il processo. Ecco, vedo la luce. Fermate. E no! Beh. Think Draken no better than the Imperium. But
If we do not stand with the humans against the Darkspawn, we might lose everything we have gained. I will fight this Avar dragon for you, Draken. And then we shall drive back the Darkspawn together. But he died here. And the elves ignored the second blight as it spread across Orlais. So began the animosity that led to the destruction of the Dales. Pride cookies. Friggin' again. Ha detto Gar, come l'avrei voluto dire io? Qui Solas non c'è niente da aggiungere, ho capito. Ok, ce ne manca uno. E per farlo temo che dovremmo andare alla rimessa delle barche passando da qua. Nella palude però. Era il confine della palude, spero. Non dentro. Sì. Qui abbiamo sempre mostri vari ed eventuali. Che vorrei riuscire a evitare. Sarebbe molto bello, quantomeno. Un po' di radici elfiche? Ma sì, una sola. Poteva andare meglio. Ok. Lì dovrebbe essere dove sta la rimessa, se non erro. Fateci largo, grazie. Ok. Lo sentiamo il drago, eh? Lo sentiamo fin troppo vicino. Si può passare da qui dietro? No, eh? Ero curioso di vedere un attimo. Tutto bello ghiacciato qua. Ecco le barche. Non era così ghiacciato qua prima. Questo l'ha fatto il drago, cacchiarola. Questo l'ha fatto il drago. Porca miseria. Possiamo andare quindi ancora all'isola però? Sì. Se no c'era un problema. Se riuscissimo anche a... È pieno di... Questi una volta ce li eravamo evitati. Ricordate? Ma adesso pare che il combattimento sia inevitabile. E quindi... Prepariamoci a combattere per ottenere l'ultimo ricordo. Poi... Ci preoccuperemo di armarci per il drago. Andiamo.